E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovissimo video. La intro sì è un po' diversa dal video che vedrete tra poco, ma che devo fare? Sabato siamo andati a Matelica perché mia madre e alcuni e quelli che vedete in macchina poi dovevano fare una specie di workshop con altri insegnanti, mentre io e Jacopo no. Quindi abbiamo cazzeggiato un po' per Matelica e questo è il risultato. Vi lascio al video. Bella raga! Caderà al 100%. Che cazzo ridi, lesbico? Ma è duro un botto. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Adesso stiamo andando a Matelica. Per fare cosa? Allora, andiamo a Matelica senza sapere cosa dobbiamo fare. Esatto. Noi andiamo a Matelica più che altro per cazzeggiare, perché non è che facciamo il workshop noi. Esatto. Io e lui. Dove andiamo a mangiare? Mac? Martin Burger King. E la ciccia. È così buono che è una delizia, izia. È un piatto prelibato che mi sazia. Oh, che primizia. La zuppa con i calamari, tipo. Perché la scimmia Scalabilli. È venuto a casa, ha bruciato la figlia, però lei non è morta, lui l'ha tirata fuori. Cioè, è tutta una roba strana, devi guardarla, però poi mi piace, non ci spendi soldi. The world to Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. World to Giangalliano, he got me in Valentino. Oh, and I tell him, you know, oh, I'm the bitch, he know, he know. Bitch, so sei lontano. Allora ero a casa mia in Toscana. In pratica io dormivo nella camera del sopra con mia sorella. Io scendo perché avevamo litigato. E mi sono messo nel letto di camera di mamma e papà. E in pratica ho iniziato a sentire Cicco, perché mia sorella mi chiama Cicco. Ah, una certa mi giro, faccio Giorgio, hai rotto le palle, mia sorella era di sopra che sa dormire, ma mi ha preso malissimo. No, manca qualche minuto e siamo arrivati. Ma cos'è queste strade di merda, oh? Siamo arrivati e penso che andiamo a prendere un bel kebab. Guarda, non mi ciao. Ah. Due kebab. È stato divertentissimo perché siamo entrati. Abbiamo chiesto, insomma, c'erano quei due tipi seduti. Abbiamo chiesto, dovete chiedere? Io, noi, sì, un kebab, due kebab. Ho detto, a posto, tutto da solo. Cioè, noi volevamo prendere la piedina con kebab e con le patatine, no, tutte. E lui ha fatto il solo. Panino da solo, non ha detto niente. Era buono, però, insomma. È il momento di editare questo video, uscirà lunedì. Questo qui il disagio. No, ho sbagliato. Minchia, pianoforte. Questo video uscirà lunedì alle 11, quindi correte su pure le Instagram stories. Come ti fai tu pubblicità, fammi capire. Io devo cagare. Cos'è che devi fare? Devo cagare. Ma non c'è un tubo a parte il kebab bar. Non c'è niente, guarda. Zero, nessuno. Ci sono solo i principali. Ci sono i tecnici. Come città è anche bella. Ma non c'è un Cristo nessuno. Tabacchino, un bar. Un kebab. Però c'è un kebab bar, quindi è benissimo. Mi sta per uscire un bambino dal culo. Lui Maria. Ha il patacchio. Se mi sta giù. Guarda che cazzo di messita lei. Messi uomo. Secondo me non c'è neanche civiltà. Queste macchine tipo sono apparse senza motivo. Non metta forti. Io sono una donna d'ora in poi. No, perché sennò. Che poi questa donna non ha la testa. Sì, no, è un mercato coperto. È un mercato coperto. Facciamo un portello. No, zii. Oh, bravo, bravissimo. No, pezzo. Non c'era veramente. No, non c'era.
Possiamo in faccia. Adesso noi stiamo andando alla scoperta di qualcosa, perché non ci posso credere che non ci sia niente. Oh, c'è qualcuno, guarda un po'. Dopo la strada. No, assolutamente no. Ah, beh. Oh, oh, popolazione. Civiltà. Cazzo, sì. Scusa tu. No, non lasciateci. Ma sembra il ghetto. Il ghetto. Sì, dei vecchi. Il ghetto dei vecchi. Non c'ho parole. Ah, ah, sì, è proprio il ghetto, guardate. Ci sono pure le favela, guarda. Cazzo, ma hanno creato un... Hanno creato un canestro. Non ci posso credere, ci sono i bambini che giocano per strada. C'è il Bronx e le favelas insieme. Ma guarda, hanno montato tre canestri. Voglio vedere Michael Jordan. Allora, aspetta. La tamarraggine di mettere la musica nella macchina e aprirla tutta. Non c'ho parole. Io voglio vedere, io voglio solo entrare nelle toilette per vedere come sono. Toilette a pagamento. No, vabbè, ma che tristezza. Cago e piscio in mezzo al prato, scusa, perché devo pagare? Adesso passiamo veramente nel ghetto. Salve. No, non mi saluta. Che c'è il rischio che ci menano tutti, Chi ci menano neanche. Vabbè, per esempio. Salve. Non mi saluta nessuno. Salve. Salve. Posto? Ma perché zero? Nessuno? Cazzo, aiuto! Non puoi salutare. Non ti risponderanno mai. Non sono saltati 10, mai nessuno che mai vi risposto. Salve! Ma perché? Bella, zio. Non abbiamo detto tutto di questa città, ci sono cose ancora peggio. Come buttano qui per voi l'immondizia? Potete pensare che magari la possono buttare nei secchi? O direttamente in discarica. E invece no, qui è tradizione, penso, buttare i sacchi dell'immondizia sopra i tetti. Ma cioè, non c'ho parole. Stiamo camminando in una specie di corso. È incredibile, guarda. Zero, una città fantasma. Guarda, questi negozi, come fanno a ricavare i soldi se non c'è nessuno in una città? Io non capisco. Grazie. Grazie. Vedete, anche i commessi si sono arresi. Vedete, vedono che non arriva nessuno, allora a sto punto chiudo, tanto non funziona nemmeno la porta. Ciao, ieri. C'è un po' di roba di Vans, ho notato, Vans, 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 Vans. Siamo tornati qui davanti dopo aver editato ancora un po' il video che uscirà lunedì alle 11. Andatelo a vedere subito lunedì perché... Ma proprio perché lo dico, tanto questo video uscirà dopo. Se non avete visto quello di lunedì, andate a vederlo perché è divertentissimo. E se vi è piaciuto lo scorso del terrorista, questo vi piacerà ancora di più. Cioè, tipo, se io suono qua. Vedi, non c'è nessuno nemmeno nelle case. Elisa, dove sei? Noi siamo in piazza Garibaldi. E qual è? Quella dove c'è il palco. Ah, allora noi siamo davanti. Vabbè. Dove sei rispetto al palco? Sto a Medici, sto seduta, siamo sedute per terra. E le barbone sedute per terra, dai. Senta, sei un figaccione. Ciao Elisa. Sei un figaccio. Un po' di calcio è da stato. È un futuro. Da posto. Alleluia. Alleluia. Say something. Loro due sono barboni. Levati un attimo dalle scarpe. No, vabbè, non cioè c'è così. Non puoi stare. No, la waffle dance che fanno tutte così. Ah, no.
so dove, sarà a Monte Conero. Oh, è lì, esatto. Ora. Dai, Rob! Ah, cosa significa? Non c'ha le patatine? Ce l'ha, ce l'ha. Dal che babà. Matelica, lo scatto sta Matelica, non me lo chiede. Allora raga, stiamo tornando alla macchina e stiamo partendo da Matelica, stiamo tornando ad Ancona. E la cosa più ardua da fare sarà chiamare mia madre e chiedere se posso dormire da questo stronzo. Beh. Soprattutto trovare la macchina. Esatto, trova la macchina. E soprattutto non essere salita dai zombie. Per... Adesso lui verrà a dormire a casa mia. Faremo bordello. Qui si continua a editare anche a casa mia. E come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un like qua sotto, commentate per farmi sapere quello che volete vedere e quello che volete sentire, iscrivetevi se non l'avete già fatto e ragazzi siamo arrivati a 100 iscritti. Ragazzi è un traguardo piccolo ma importantissimo per me, grazie mille a tutti e noi ci rivediamo in un prossimo video, bella raga!